I familiari del poliziotto investito in autostrada mentre svolgeva il suo lavoro hanno ricevuto la visita del ministro dell'Interno e del capo della polizia. Restano gravi le condizioni dell'agente della Polizia Stradale investito il giorno di Ferragosto sull'autostrada A1 nei pressi di Roma, mentre stava mettendo in sicurezza insieme ai colleghi un tratto dove si era verificato un incidente. È stato travolto da un'utilitaria che, secondo alcune testimonianze, procedeva sulla corsia d'emergenza e con alla guida un uomo cui era stata ritirata la patente. I familiari dell'agente di polizia hanno ricevuto la visita al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato, del ministro dell'Interno Lamorgese, appena rientrato dalla Tunisia, e il capo della polizia Gabrielli. Il poliziotto di 39 anni ha subito due delicati interventi. Ad accogliere il ministro e il capo della polizia c'era il direttore generale della Fondazione Policlinico Gemelli, professore Elefanti, e il professor Caricato, responsabile dell'equipe medica dove attualmente è ricoverato il poliziotto, al quale è stata riportata la vicinanza degli uomini della Polizia di Stato e di tanti cittadini che lo stanno sostenendo con messaggi di vicinanza.